Continua il viaggio durante questa pandemia in Spagna e oggi viaggeremo attraverso i sapori della Spagna. Andremo a mangiare infatti uno dei cibi più costosi al mondo o comunque l'affettato più costoso. L'affettato più costoso al mondo. L'amon iberico de bellota, che non è l'amon serrano, non è l'amon bianco, ma deve essere questo maiale qua. Se è 100% jamón iberico de bellota, allora va bene. Ma quanto costa l'amon iberico de bellota? Dipende. Dipende dal periodo, dipende dalla disponibilità di ghiande e dipende dalla zona. Il prezzo dell'amon iberico de bellota può arrivare anche a 200, 300 o 400 euro al chilo. Ma perché costa così tanto? In realtà dipende tutto dal processo di trattamento dell'esemplare e di trasformazione del prosciutto, il quale deve essere allevato esclusivamente con fieno da piccolino e poi solo e sempre ghiande. L'animale viene tenuto e allevato all'aperto, in stato totalmente brado, e la quantità e la disponibilità del prosciutto dipende quindi esclusivamente dalla disponibilità di ghiande che vengono prodotte dai lecci dei boschi entro i quali vengono allevati questi animali. Per quanto riguarda invece la trasformazione del prosciutto, quella sia attraverso una stagionatura di oltre 3 anni, dove il prosciutto viene fatto stagionare e viene coccolato costantemente. Ma andiamo a vederlo. Allora, prosciutto normalissimo, che è già aperto chiaramente, 100% bellota. Questo veniva 155 al chilo. Regia, mi serve tipo qualcosa per aprirlo, coltello. Mamma mia, senti che roba. Magari dai. Questa è la differenza. Questo è normalissimo. Invece questo qua, colore pazzesco, rosso proprio. Tra l'altro è super unto. Com'è? È assurdo. Super unto, una roba assurda. Mamma mia. Madonna, è indescrivibile. È indescrivibile. Comunque il discorso, ma prendiamo un po' di pane. Il discorso del perché costa così tanto, quindi innanzitutto è che l'esempio, sti cazzo dei maiali sono pochi in giro perché sono tenuti allo stato brado, allevamento estensivo. Boh, troppo buono. E vengono allevati in maniera sostenibile. Grazie. Quindi più ghiande, più animali, meno ghiande, meno animali. È pazzesco. E io questo manco lo provo. Lo proviamo. È proprio un altro sapore. Vuoi assaggiare? Senti la differenza. Cioè, due sono le cose. O questo non sa di prosciutto, o questo non sa di prosciutto. Boh. Sai che ci voleva stasera? Bella birra. Decisamente. Decisamente. Il bar chiude alle 10, eh?